Ehi, bentornati. Io sono Filippo e questo è Fiabe in Carrozza. La storia di oggi è Il Fato. Dunque, c'era una volta un contadino di nome Nicola che era perseguitato da una sfortuna costante. Invariabilmente i raccolti gli andavano male. Le bestie morivano nella stalla, il fuoco si appiccava al pagliaio e così di seguito. In tal modo il poveretto era sempre di una miseria nerissima. Ma che razza di fortuna mi hanno assegnato quando sono nato? Mi piacerebbe proprio vederla questa signora Fortuna, diceva sovente. E un giorno infine fece un fagotto con le sue robe e partì per il vasto mondo in cerca della fortuna. Cammina e cammina, giunse in una grande foresta, dove vide una bruttissima vecchia addormentata all'ombra di un albero. All'avvicinarsi del giovane, la vecchia si svegliò e guardandolo ghignò orribilmente. «Buongiorno, Nicola», disse poi. «Sei venuto a fare la mia conoscenza e ora spero sarai soddisfatto. Sicuro?» «Sono proprio io in persona la tua fortuna!» A queste parole il poveretto si sentì stringere il cuore. «Sfido io che tutto gli andava a rovescio, con una simile fortuna!» Tuttavia, poiché era educato, non fece trapelare il suo sconforto e chiese con un sorriso alla megera «Chi ti ha assegnato a me?» «Il fato?» rispose quella e scomparve. Nicola si mise allora in cerca del fato. Voleva pregarlo di togliergli... Voleva pregarlo di levargli una fortuna simile e magari affidargliene una migliore. Un saggio eremita, che abitava nel bosco, gli disse che la dimora del fato sorgeva in cima alla montagna e Nicola salì lungo l'erta scoscesa. Giunse infine alla dimora del fato, un magnifico castello dalle torri d'avorio. Trovò il fato che sedeva a tavola e anch'egli si sedette e mangiò di buon appetito. Dopo il pranzo, tutti si ritirarono per dormire, ma a mezzanotte in punto il castello fu risvegliato da una voce potente che gridava «Fato! Molte persone sono nate oggi! Quale fortuna assegni loro!» Allora il fato aprì uno scrigno dorato, ne trasse dei ducati d'oro che sparse sul pavimento, poi disse «La loro esistenza... sarà ricca e felice come questa mia giornata di oggi». All'alba del giorno dopo, il castello era scomparso e al suo posto stava una semplice casetta. Quando fu sera, il fato mangiò, poi si ritirò per dormire. Ma a mezzanotte in punto, la terribile voce dell'altra volta si fece sentire ancora. «Fato! Fato! Molte anime hanno visto la luce questa notte! Che fortuna assegni loro!» Il fato aprì un cofano d'argento, ne trasse tante monete d'argento e spargendole sul pavimento disse «La loro esistenza sarà mediocre come quella mia di oggi». Il giorno dopo la casetta era scomparsa e al suo posto stava una vecchia stamberga mezzo diroccata. Il fato e Nicola erano soli e per unico pasto ebbero un tozzo di pane nero e stantio che divisero fraternamente tra di loro. A mezzanotte la voce misteriosa si fece sentire ancora. Il fato, spargendo a terra dei sassolini, disse «La loro esistenza sarà misera come misera quella mia di oggi». All'alba del giorno dopo, la stamberga era ritornata a castello e per la prima volta il fato rivolse la parola al suo ospite. «Che vuoi da me? Perché sei venuto?» gli chiese. Nicola allora gli raccontò tutte le sue sventure e si lamentò di avere una fortuna orribile, ma il fato gli rispose «Quale io sono nel giorno in cui l'uomo nasce, tale egli sarà per tutta l'esistenza. Questa è la legge e ad essa bisogna ubbidire. Tu sei nato in una notte di povertà come l'ultima che abbiamo passato. Perciò sarai sempre povero. Ma siccome hai avuto il coraggio di salire fin quassù, voglio aiutarti.
se vuoi migliorare le tue condizioni, sposa Maria, la figlia del mugnaio. La fanciulla è nata in un giorno in cui io abitavo nel castello, e perciò sarà sempre ricca e felice. Tu, sposandola, parteciperai della sua felicità. Fato, castello e servi sparirono. E Nicola, ritrovatosi solo, tornò al suo paese, dove, secondo quanto gli aveva suggerito il fato, sposò Maria e visse sempre felice. Stretta la foglia, larga la via. Voi dite la vostra, che io ho detto la mia. Ciao ciao. E se questa fiaba vi è piaciuta, vi aspetto per dire la vostra con un like e un commento sul profilo Instagram Fiabe in Carrozza. Ci sentiamo presto.